spalle squarciando, ma non crezzi all'amore. Permette tuttavia ai ricchi di soffocare le chiese arrugginite sotto il marmo prepotente delle ville vaste della Basilica. Povera gente che parla solo nel vino, parole ansimante, farfugliate, gli occhi rossi, larghi, ripetendo detti proverbi sacri sopra le tombe, rose dalle erbe dure, tra le lastre fracassate dal cielo e dal senso comune. Bussate al legno sgangherato di quelle facce livide e immobili, tendenti mani vuote di accusa. Forse vi sorrideranno, anche se sanno perdere la piega amara, ma richiuderanno le loro tane sulla morrita novità della vita, libera sopra le ceneri calde della rivoluzione ignorata, lodando e benedicendo la gelosia tignosa del prato che dona la carne avara degli animali rassegnati. Per loro i vecchi sapienti seduti sulla pietra lucida della fontana bavosa hanno massacrato i figli invalidi e sordomuti, regalando i migliori ai fucili sconosciuti che difendevano astiosi i recinti spinati dai potenti. Povera questa mia gente che mi ha generato, relegandomi all'impotenza. Ragazzi che corrono in fretta verso domani mangiandosi l'oggi come fosse un hot dog. Elezioni da infilare in soffitta e rispolverare sempre troppo presto. Un'altra primavera archiviata e l'estate che mi si infila dappertutto. Tempo di arrivederci a settembre per troppe cose. Sto con me e passo il mio tempo infilata in un uovo con il mio guscio attorno. Spazzolo la vita addosso al mio mondo e mi ci ritrovo dentro. Mille impegni, voglia di moto, da caricare sul sidecar Mattia e prendermi dentro al mare o nelle Alpi svizzere che stanno di cioccolato e profumo di alberi, sempre. Infilarmi nella prima baita, ordinare litri di latte di capra e ubriacarmi così, col vento a farmi da liquore e il resto da immaginare. Arrivederci. A me che ho pensato, come tutti gli autunni, che l'anno sarebbe durato tanto, e invece poi mi sfugge sempre di mano. Arrivederci alla scuola che fino a ieri era dentro ogni mio giorno e sembrava eterna, e prendere un voto basso sembrava potermi condizionare la vita. Ma non era così. Arrivederci a quell'esame di maturità che te lo sfornano davanti come fosse la tua unica possibilità della vita. E invece è solo un pugno, una carezza e nulla di più. E poi non te lo ricordi nemmeno. Se fai un giro e chiedi a qualcuno della mia età il titolo del tema o la materia scritta, non se la ricorda. Io non me la ricordavo già più l'anno dopo. Ma mi ricordo tutto il resto, e come se me lo ricordo. Mi ricordo i miei amici, i pomeriggi su un vecchio panda, a salire i tornanti che portavano al lago Moro con lo zaino, con dentro mischiati e senza ordine di importanza libri, birre rosse, quaderni, fiesta, diario, audiocassetti di Bon Jovi e Luca Carboni, che fra loro non c'entravano nulla, ma un filo per unire tutto noi l'avevamo sempre. Ricordo perfettamente le coperte a quadrettoni sul prato, l'autobronzante, l'ombelico abbronzato, i primi tatuaggi che facevano capolino sulla caviglia, le poesie di Baudelaire sui libricini a 1000 lire e quei baci per niente sfumati da chiari di luna o albe che arrivavano troppo presto. Erano gli ultimi anni in cui tutti noi giravamo ancora in autostop e si era creata una sorta di amicizia fra autostoppisti, anche se di persona non ci si conosceva. Ma
Capitava di salire su un'auto e incontrare magari dopo pochi chilometri altre ragazze che conoscevamo di vista per via del pollice alzato e chiedevamo all'autista di caricare anche loro se il posto c'era. Era l'ultimo periodo delle anguriate, la punta di Lovere, il pezzo di asfalto che si infila dentro il lago quasi a bucarlo col vento fresco delle sere di giugno. Un'anguria tagliata in cima, il rum versato dentro, l'anguria richiusa, mischiata e poi a mangiare fette, parlare, costruire, disfare, un mondo che ti ascolta come le onde che annuivano, sbattevano contro l'asfalto e si divertivano con noi. Il treno che viaggiava in direzione a Riccione per infilarsi dentro qualsiasi locale e pensare di muovere il mondo, ritrovarsi all'alba addormentati sulla spiaggia. E ritornare a casa in autostop. Attraversare il nord Italia con il dito alzato, non per spostarsi, ma per viaggiare, che era diverso. Il concetto di viaggio era una cosa a parte, non importava. Non importava il luogo dove andavamo, non c'erano punti fissi perché i punti fissi eravamo noi. L'importante era muoversi e ovunque e comunque andare. Sulla strada c'era di tutto. Dentro le auto viaggiavano teste sparse, ragazzi arrabbiati con tutti, o felici con chiunque, operai che andavano al turno di notte, impiegati che cercavano brividi, camionisti stanchi e gente che girava a vuoto. Seminaristi ancora indecisi se abbracciare definitivamente la fede cattolica, una bella ragazza. Rappresentanti fannulloni a caccia di autostoppisti a cui offrire da bere, ma anche madri di famiglia, uomini distinti e uomini distrutti. Professori che si facevano 100 km per 2 ore di lezione, uomini con la foto della moglie sul cruscotto e il crocifisso penzolante dallo specchietto interno a caccia di qualche ragazza con cui passare la sera. E così incontrai anche quello che per parecchi anni divenne il mio miglior amico, Mario. Stavo andando a un concerto, era presto, quindi potevamo starci anche un paio di birre per cominciare a muoverci dentro le note, che non si sa mai. Alla fine sono sempre meglio se me le immagino già mosse. Autostop e direzione birreria, ma Mario comincia a parlare di cose strane e a me le cose strane piacciono a una certa ora, quando ho intenzione di cercare di capire il meno possibile e di capire ugualmente tutto. E allora rimanemmo in macchina a parlare per un sacco di ore. Poi me ne andai, senza lasciare nemmeno il mio nome, quello non importa, e importa sempre poco quando usi il pollice. Pochi giorni dopo me lo ritrovai sotto casa. Intanto il pollice continuava a funzionare e mi permetteva di conoscere persone e pezzi di persone. Ogni giorno era come prendersi carico di pezzi di gente diversa. Mi caricò un ragazzo, ci lasciammo i numeri di telefono e mi disse che aveva un amico che aveva molte cose in comune con me. Mi telefonò, decidemmo di non vederci e me lo immaginavo a mio modo. Disegnava fumetti, io avevo preso l'abitudine quando tornavo la notte di scrivere poesie, frasi, quel che veniva così, per fotografare l'istante che stavo vivendo. Dopo 2 anni ci siamo rotti e non ci siamo più sentiti. Chissà, io me lo immaginavo coi capelli tutti ricci. Non lo so, non gli ho mai nemmeno chiesto se li avesse i capelli. Non era importante. Adesso c'è Facebook, ci sono migliaia di altre cose per trasmettere immagini, foto e qualsiasi cosa, il resto si perde. Forse si è perso, ma va bene così. Ogni cosa ha il suo posto, i suoi anni, le sue emozioni che cambiano, per forza e per fortuna che cambiano. Riparte l'estate, ripartono gli esami di maturità, ripartono i sogni, riparte tutto, tempo di rivederci per un sacco di cose. Al di là dell'angolo ci si rivedrà, sempre o comunque, ognuno sulla sua strada, che non per forza deve essere sempre la stessa. A te che non ami le sorprese, che di fronte a te la sorpresa è sempre solo una ed è talmente grande che ti basta così. A te che quando ti ho vista per la prima volta e non ne avevo voglia di venire lì da te,
e dovevo raccontare la tua storia, mi hai guardato in faccia e mi hai detto subito: non volevi venire, si vede, e sono scoppiata a ridere e mi sei piaciuta subito. A te, che sei di un altro mondo, e quando te lo dico mi guardi come se stessi bestemmiando. A te, che non sai nemmeno che l'Inter ha battuto la Juve, ma sai tutto di quello che sta dentro al cuore e io non ci capisco nulla. A te, che la tua libertà è dentro quattro mura e dietro una grata, e io che da quattro mura e dalle grate sono sempre scappata. A te, che sgrani i rosari come io bevevo birre rosse. A te, che non sei mai uscito una sera con me, ma ti sento con me. A te, che quando vengo a trovarti sembra di mettere in pausa il mondo e fare un salto dall'altra parte del cielo. A te, che nei tuoi occhi cerco sempre di capire dove sta la tristezza e non la trovo mai. E io che invece calpesto mille strade ogni giorno, ma le mie pupille ogni tanto si spengono di gioia. A te, che quando ti ho detto che volevo un figlio mi hai guardato sorridendo e ti sei messa a fare gli straordinari della preghiera. A te, che mi dici di dirti un Ave Maria, e io ti dico che le mie sono preghiere che varrebbero poco, e tu mi mandi a quel paese. A te, che quando combino casini non perdi mai la calma, e ascolti, e io che penso che non puoi capire niente di quello che sta fuori, e invece alla fine ne capisci più di me. A te, che ami la musica, la poesia, che ti illumini quando mi racconti di Santa Chiara, allo stesso modo di come io mi illumino quando parlo delle triplette dell'Inter. A te, che so che ci sei anche quando il mondo si spegne intorno a me. A te, che mi hai insegnato a guardare in alto ogni tanto per cercare di capire se qualcosa si muove davvero dietro quel manto azzurro lassù. A te, che io invidio la tua fede, che io non ho, e che a volte mi sembra solo una fregatura, e non la invidio per avere qualcosa in cui credere, ma perché se ti fa star bene come stai bene tu, è meglio una tachipirina quando ho la febbre. A te, che l'8 novembre hai compiuto gli anni e non sapevo come farti una sorpresa, e allora ti ho scritto queste righe. A te, che sei Suor Veronica Clarissa di Lovere, auguri. Campelli, arranco sulla strada bianca verso il grigio delicato delle pietre contro le nuvole basse, discrete. Goffo sul volante, cerco parole stranite dietro i capelli per non guardare il verde degli occhi che sfuggono la verità imposta tra i sassi deserti rifiutati, ghiaioni, scale per la roccia nuda contro il tempo. Abbiamo varcato il passo. Nessuno percorre l'imprevisto. Tremi di non vedere il confine delle sensazioni inascoltate. Perché non accettare l'orizzonte sfumato che ti si rivela con fiori bianchi vietati, la pozza verde prosciugata, la terra livida slabrata, le parole dondolate dall'ansia? Rispondi con lo sguardo nella vallata percorsa dalla nebbia che s'agita senza sbocco conosciuto, che non sia la disillusione del ritorno sconsolato al tramonto verso le case vecchie ingobbite e le strade larghe della consuetudine. Il cielo stamattina non promette niente di buono. E così, mentre salgo verso il silenzio del baccano, del nulla, cerco spazio solo per me. Se non ci fosse questo sprazzo di solitudine al mattino, la giornata sarebbe caos. Mi regalo me nel mondo,
che ancora dorme e mi godo il vento che diventa il mio amante prima che il mondo e i popoli di pezzi, si popoli.